È amore tra Eleonora Pedroni e Nicolò De Vitis. A scoprire la relazione tra la ex Miss Italia e l'inviato delle Iene è stata Novella 2000 che li ha pizzicati insieme. Pare che tutto sia nato durante una cena tra amici, tra cui il cantante dei Te giornalisti Tommaso Paradiso. Lì sarebbe scattata la scintilla tra i due. Un feeling immediato testimoniato anche dalle foto pubblicate dal settimanale, che immortala De Vitis portare a casa piumone e lenzuola e la Pedroni uscire elegantissima dall'appartamento per recarsi a un evento di moda. 35 anni lei, 27 lui, sembra che Nicolò, conduttore di Pink Dance Dance Dance, abbia fatto breccia anche nel cuore dei figli che la fidanzata ha avuto dall'amore con Max Biaggi, al quale è stata legata per più di 10 anni. Eleonora Pedroni e Max Biaggi. Proprio a proposito dell'ex pilota, recentemente la Pedroni ha dichiarato: "Io voglio un bene profondissimo al papà dei miei figli, e questa è la premessa che ci consente di costruire la quotidianità". Quando Max ha avuto l'incidente nel giugno scorso, pur non stando più insieme, ho vissuto uno dei momenti più duri della mia vita. Avevo paura che i miei bambini potessero vivere quello che ho vissuto io con mio padre. Eleonora Pedroni senza fidanzato, single e felice quanto invece alla sua situazione sentimentale, dopo la fine della relazione con Tommy V, e il flirt che non era ancora stato confermato con la Iena Nicolò De Vitis, diceva: "Due punti. Sono diventata troppo esigente, ho un mio equilibrio che mi fa stare bene. Per adesso va bene così. E non mi sento affatto sola.